entrasse nel merito, anche se la sentenza della Corte di Cassazione dice, cioè, facesse questa differenza tra persone che hanno avuto lo stipendio e persone che non hanno avuto lo stipendio, è una cosa altrettanto aberrante. No, questo non c'è dubbio, però siccome non possiamo pretendere che chi ci ascolta sia versato nell'interpretazione o nella conoscenza diretta delle norme tributarie, stavo sintetizzando. Allora, professor Stevanato, ricominciamo da capo. Questa sentenza della Corte sul principio generale della corresponsabilità tra sostituto e sostituito, primo, esonda rispetto a quello che c'è nelle norme prescrittive, esplicite, oppure no? E poi, secondo, cosa possiamo dire agli italiani che ricevono avvisi bonari delle agenzie delle entrate anche in caso di imposte non pagate dalle aziende che non hanno pagato però neanche la retribuzione? Perché sentendo il commercialista a cui è capitato proprio ieri il caso, ovviamente al più di coloro a cui capita viene detto ti conviene pagare comunque perché tanto che vuoi farci, ma è pazzesca questa condizione. Allora io intanto lo chiedo al professor Stevanato, ci abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi cedo la parola a lui per ricominciare da capo e far capire a chi a casa se davvero è accettabile di vivere in un paese in cui il diritto tributario funziona in questa maniera. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta, 16:47 primi 28 secondi, stiamo parlando di casi che avvengono, sono documentati, di lavoratori che vengono richiesti dall'Agenzia delle Entrate con avvisi bonari l'arretrato di imposte relative ai loro redditi non versati dalle imprese che come sostituto di imposta non devono versarli, ma anche nel caso in cui le imprese non avevano versato loro neanche le retribuzioni, cioè il reddito relativo alle imposte che l'Agenzia delle Entrate dice no, ma la devi dare tu, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce il principio della corresponsabilità in solido del sostituito, che sei tu, caro lavoratore, rispetto all'impresa che è il sostituto. La mia opinione è che bisognerebbe vivere in un ordinamento nel quale le eccezioni rispetto a quelle che la norma generale individuano il vero debitore fiscale dovrebbero essere precisamente individuate per legge, non fatte evolvere dalle sentenze dei magistrati e interpretate liberamente ancora di più dall'Agenzia delle Entrate. Ma può essere che io mi sbagli. Professor Stevanato, lei cosa dice? Allora, dunque, bisogna distinguere due tipi di sostituzione, per capire diciamo un po' meglio di che si tratta. Ci sono due tipi di sostituzione. La prima si chiama sostituzione a titolo di imposta, l'altra a titolo di acconto. Lasciamo un attimo da parte la prima, quella a titolo di imposta, che riguarda fattispecie quali ad esempio la corresponsione dei redditi finanziari, ad esempio un interesse che matura sul conto corrente di un cittadino viene tassato alla fonte a titolo di imposta. Che significa a titolo di imposta? Che il prelievo fatto dal sostituto esaurisce ogni obbligo, cioè chiude il rapporto col fisco, non solo tra sostituto e fisco, ma anche tra sostituito e fisco, cioè sono le cosiddette cedolari secche, viene fatta la ritenuta, viene versata, tutto finisce lì. Il caso invece che rappresenta il commercialista che era prima in linea riguarda le fattispecie che sono quelle poi più comuni, di ritenuta a titolo di acconto, riguarda non solo i dipendenti ma anche ad esempio le parcelle parate ai lavoratori autonomi e così via. Allora, come funziona in questo caso? Allora, il sostituto deve fare una ritenuta nel momento in cui eroga il compenso, in questo caso il reddito di lavoro dipendente. In questo caso però ha la ritenuta e la deve ovviamente versare all'erario. Questo primo rapporto tra sostituto ed erario non chiude definitivamente la vicenda, perché il sostituito che percepisce in questo caso lo stipendio in un ambito come il nostro con l'IRPEF progressiva deve liquidare in dichiarazione qual è l'imposta complessivamente dovuta su tutti i suoi redditi. Certo. Può accadere che lui abbia altri redditi oltre a quelli di lavoro. Quindi la ritenuta in questo caso appunto funziona come un acconto delle imposte che poi saranno dovute a saldo dal dipendente. Certo. Il quale che cosa deve fare da parte sua? Deve alla fine dell'anno presentare la dichiarazione, dichiarare tutti i redditi, liquidare l'imposta complessivamente dovuta e scomputare l'importo delle ritenute subite. Certo. Ora, il caso principale che evidenzia il commercialista, che è anche quello toccato dalla sentenza della Cassazione, è quello in cui il datore di lavoro o il sostituto in genere ha operato la ritenuta, ma non l'ha versata. Mm. Ora, andare
in questi casi a chiedere i soldi della ritenuta al sostituito è privo di senso. Oh. Perché? Perché il sostituito l'ha subita la ritenuta, oh, cioè ha ricevuto un compenso al netto di quella ritenuta, sì, e la legge gli ha imposto di dichiarare comunque il reddito, di dichiarare il reddito e di poter scomputare la ritenuta. Per lui è indifferente che la ritenuta non sia stata versata dal sostituto, quello che importa è che sia stata operata. Certo. Quindi in un caso del genere non esiste alcuna solidarietà tra i due e la Cassazione si sbaglia perché pretende, oh, di estendere un caso particolare che è regolato dalla legge e riguarda l'altra fattispecie di ritenuta, cioè quella a titolo di imposta, in cui è previsto che se la ritenuta non è operata e non è nemmeno versata, quindi è un caso totalmente diverso, parliamo di ritenute non fatte e non versate, sì, in caso di sostituzione a titolo di imposta. Ecco, solo in quel caso scatta un'ipotesi di solidarietà, ma è comprensibile che sia così. In un caso del genere il sostituito non l'ha subita la ritenuta, cioè ha ricevuto un compenso all'ordo e quindi è giusto, anche se vogliamo, che il fisco possa chiedere direttamente a lui l'imposta dovuta. Nel caso invece che raccontavate prima, su cui si è soffermata la Cassazione, c'è un'indebita estensione al sostituito di un obbligo di fare diversare la ritenuta che gravava soltanto sul datore di lavoro, con rischio di una doppia tassazione, perché certo, o comunque di un impoverimento a titolo definitivo del dipendente che in un primo momento ha subito la decurtazione della ritenuta e in un secondo tempo gli viene chiesto un importo che sarebbe a questo punto per lui molto difficile recuperare dal datore, soprattutto nei casi in cui il datore a sua volta è fallito come esatto, consulente. Perché in questo caso oltretutto non ha neanche ottenuto il reddito decurtato dell'ordo da parte del sostituto, cioè dell'impresa. Tuttavia, una volta acquisito, che il professor Stevanato dice, la Corte si è sbagliata. È incredibile questa estensione del principio della corresponsabilità del sostituto e sostituito. L'Agenzia delle Entrate, che però queste cose le chiede, perché manda gli atti, in questo caso resta, per così dire, lecito e legittimo quello che fa, pur alla luce di un'interpretazione di un giudizio che noi diamo negativo di quella sentenza della Cassazione, oppure a quel punto il consiglio che dobbiamo dare è impugnate tutto e comunque, perché comunque resta aberrante anche la richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Che dice Stevanato? No, io dico che la richiesta è legittima, di là che ci sia una sentenza o anche più sentenze che dicono illegittima è e resta. Illegittima è certo, perché il diritto tributario è regolato dal principio di legalità. Esatto. Se una sentenza enuncia un principio sbagliato, non è in un paese normale, diciamo così. Posso aggiungere una cosa, certo, un'altra fattispecie che appare ancora più aberrante e su cui io dubito che possa, cioè, se succede veramente siamo cioè non saprei nemmeno come commentarla. Cioè, l'obbligo della sostituzione nasce soltanto nel momento del pagamento dello stipendio o del compenso. Qua siamo in presenza di stipendi non pagati. Esatto. Non è credibile, non è plausibile che l'agenzia possa andare. Io credo che qui ci sia un equivoco, cioè non posso pensare che l'agenzia arrivi a tanto, perché veramente sarebbe una cosa non commentabile. Posso fare una domanda a Nicola Conte, il commercialista? Ma lei l'Agenzia delle Entrate territoriale l'ha contattata, ha detto, ma voi siete sicuri di quello che state facendo? Vi rendete conto che qua siamo un lavoratore che non ha neanche visto i soldi delle retribuzioni? Allora, io ho contattato l'Agenzia delle Entrate, mi sono recato sì, la persona per quanto riguarda il responsabile del procedimento, che sarebbe uno degli ultimi, una persona che non fa parte dell'area sì, controllo. Sì. Allora, sono andato lì e lui mi ha detto, io purtroppo devo seguire quelle che sono le direttive della direzione regionale. La direzione regionale, anche in assenza di tributazione, dice gli dobbiamo chiedere le imposte non versate dall'impresa, così le ha c'è detto. C'è stato il caso di un operaio, se presentato. No, ma adesso il caso dell'operaio non c'è, ma veramente questo le ha detto, sì? Sì, le ha detto questa cosa qua. Allora, se le ha detto questo, io ci credo, purtroppo se no non ce l'avrebbe segnalato. Grazie a Nicola Conte, grazie al professor Stevanato, ma il mio commento resta chiaro e resta questo: uno Stato che chiede le imposte non versate dalle imprese, che non hanno neanche versato però le retribuzioni ai dipendenti, merita un unico commento, questo: basta, basta, basta. Ecco, continuate su Radio 24 e viva un fisco un pochino più intelligente e civile. Appuntamento con me a domani.